Cadì mi mando una buona Pasqua. Sabato della zona verso il bosco e Fondana, diciamo in dialetto chiamata, è quella più storica che ci sta da Iello, che è portata avanti da me, da Mastrotello, che sono quattro generazioni che portiamo avanti questa tradizione. La Rosa Marina Pasquale, portiamo gli auguri di Pasqua a nome della parrocchia a tutte le famiglie e buona Pasqua a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
Niente, questa è la Rosa Marina, una vecchia tradizione della Valle del Sabato. E c'è Sinale che fa parte di questa zona, diciamo, e la porta avanti, insomma, come il resto dei, dei paesi della Valle del Sabato, e in onore ovviamente del santo patrono San Rocco. Noi l'abbiamo inserita nell'ambito della festa di San Rocco, è il nostro santo protettore, che si festeggia nel mese di agosto, e tutti i ricavati di questa manifestazione vanno a scopo per la festa. E niente, cerchiamo di portare queste tradizioni in avanti, perché è giusto che sia così, anche per i ragazzi giovani, e soprattutto per loro, che non facciamo perdere queste tradizioni. È una giornata ricca e dura, ricca di lavoro, però purtroppo ci piace, siamo qui come ogni anno. Per devozione, per fede e per tradizione. Ok, un saluto da Cesinali. Saluto a Santo Stefano. Questa è la squadra del Salice. Okay. Una parte delle campagne, una zona delle campagne del paese. Insomma. Siamo una delle tre squadre, poi nel pomeriggio ci saranno la radunata delle tre squadre che ci facciamo la sfilata per il paese, tutti insieme a mangiare, a bere e soprattutto a bere e a divertirci. Auguri a tutti. Auguri a tutti, auguri, buona auguri. Pasqua. Allora, questo qua è il nostro, uno dei, dei gruppi che il sabato abbiamo mettendo la Rosa Marina. Sabato di Pasqua. E che meraviglia! È un auguro di Natale. Qui è un auguro che diamo alle le famiglie per la Pasqua. Allora, buonasera. Questa è la nostra Rosa Marina Biagiana di Serino dell'anno 2019. Qui ci sono molti componenti come Domenico, Mauro, Michele, Gerardo, Gianfranco, Nello, Olindo e non può mancare la nostra mascotta, Ciccarillo. Bravo! Detto il pisciaiolo di Serino! 35! Bravo! Sergio Cantadò! Ci sono anche io, Sergio! Bravo! Bravo! Facciamo una piccola manifestazione! Adesso facciamo sentire a voi una nostra chiamata che del nostro popolo di Serino. Tommaso e Paolo. C'è Tommaso! Cattivi mannano una bocca! E puzzesse così cagliardo e forte, mentre cavai 3.000 volte a Monteforte. E se io hanno un carcaiallino, mette l'uovo sotto la porta, rimane ma... Thank you.
la tradizione, questo tipo di tradizione nella, incomincia portando l'augurio pasquale con lo scandone su piante di pino con aranci e limoni. Assomiglia un pochettino al il pino al rosmarino che viene usato nel periodo pasquale per condire l'agnello. Poi il sabato santo si passa per le case dando l'augurio, l'augurio di Pasqua, intonando delle strofe inerente al santo, visto come ho detto prima, Russum Illillo, in effetti che cos'è? È il colore del nostro patrono San Michele Arcangelo, Russum Illillo lo associa alla, alla, alla mela rossa, salì in cielo per prendersi il colore e se ne prese. Questa è una tradizione che in effetti coinvolge un pochettino tutta l'alta valle del Sabato, fra San Michele, Cesinali, Aiello, Santo Stefano, sì. Serino e Santa Lucia. Cambiano un pochettino le tonalità, le parole, ma il senso della, dell'augurio pasquale è quello in effetti. La squadra, diciamo, i nostri strumenti tradizionali sono zampogna e ciaramella, c'è Idolo che suona la ciaramella, il figlio è Nicola Mariconda che suonano sempre zampogna e ciaramella, è da dire presente una cosa che Giamana, il suo papà, suonava la ciaramella, la zampogna, per dire in effetti quando sia vecchio questo tipo di tradizione nel nostro paese e nei paesi limitrofi. Quando vola, e quando vola, mi fai l'unitella, quando vola.
Amore, uno, due, 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 due